questi larici non hanno la fortuna di questi legni che vivono da 4 secoli con la musica. Non hanno possibilità di esprimersi, di dire, di chiedere pietà per questo scempio che sta avvenendo in questo bosco di Ronco per una improbabile pista di bob. Ho voluto cercare di dare voce con qualche suono proprio adesso che abbiamo bisogno di loro, abbiamo tanto bisogno di loro. Ascoltiamoli.